come gestione economica ed energetica, avrebbe potuto sollevare la situazione. Chiaro che lì, come cittadino, puoi fare il calcolo proprio del danno d'immagine, cioè metti un inceneritore di fianco alla barilla o di fianco a tutta il crudo, e hai un danno economico immane proprio. In ogni caso, noi non lo facciamo pro domo nostra. Quindi, Appunto, cioè, c'era proprio questo caso che dovrebbe essere. va benissimo, sarà usato contro i nostri amministratori, va benissimo, noi vogliamo dare uno strumento ai cittadini, chiunque siano gli amministratori, ci mancherebbe. Sì, volevo capire un attimo una cosa. In questo momento questi decreti legislativi sono abbastanza di indirizzo, mettiamola così, no? Non è che abbiamo giù delle delibere o dei regolamenti o quant'altro. Nel momento in cui viene approvato dalla cittadinanza un consiglio referendario, c'è il problema che adesso giustamente non viene attuato perché si è libertà su come, quando, perché, cioè, da qui Certo. cambia. Con la vostra proposta cosa succede? Dici, è automaticamente valido e attuabile, ma che cosa? Un consiglio referendario non è attuabile, cioè va creato un atto amministrativo in qualche modo, no? Quindi come ci si muove in questo campo? Allora, l'effetto del referendum è quello di equiparare, se passa la nostra proposta, la decisione del cittadino a quella di una delibera di consiglio, di giunta attuale. È evidente che nella lettura stessa della proposta nostra vai a riscontrare che molti argomenti sono, per motivi di legge tra l'altro, esclusi come oggetto. Tra virgolette, non puoi dire ai cittadini decidi tu sulle tasse, perché dici al cittadino nessuna tassa, 100%. Noi rispetteremo, nella proposta l'abbiamo fatto con cura, questi limiti. Tutto il resto, quello sì, è vero, richiederà un Lavoro. impegno da parte dei proponenti. Noi ci abbiamo lavorato per arrivare a questa stesura quasi un anno e mezzo. È ovvio che dovranno essere messi in campo da parte dei cittadini delle competenze tecniche per non vedersi rigettato il testo proposto. Prego. Facciamo un Un'ultima secondo, vai. cosa, volevo capire più che No, altro guarda, per. scusami. Prego. Sto No. Aspetta, facciamo cercando. parlare sennò Silvana che poi Scusa, deve. no, vabbè. Devi andare? No, dopo, Sì, in vai. realtà sì, Aspetta. infatti in regione c'era già questa Sì, mattina dicevo. un impegno, per cui magari faccio due parole e Aspetta, poi io spostiamo vi solo. lascio. Ah, sì, giusto. Ma solo due brevi cenni sulla questione poi della regione. Noi abbiamo sempre detto anche in campagna elettorale che obiettivo e un po' il DNA del Movimento 5 Stelle è la partecipazione diffusa. E questo nasce da una carta che vedete proprio alle vostre spalle e che si chiama Costituzione italiana. E la Costituzione italiana richiama il desiderio di fare che la politica sia in mano ai popoli, alla cittadinanza. Oggi la politica invece è gestita dai partiti in toto. E quindi il nostro desiderio, anche in regione, finalmente con la nostra entrata, è di restituire ai cittadini voce in capitolo. E lo faremo esattamente traslando quanto succede nei comuni e quanto speriamo che succederà anche in altri comuni, anche in Regione Lombardia, e quindi estendendo e andando a modificare lo statuto per introdurre referendum propositivi, deliberativi e abrogativi, così da avere anche noi strumenti efficaci super partes, quindi non di nostro interesse, come ha detto più volte giustamente Livio, ma di interesse della cittadinanza per andare a incidere proprio sulla loro vita. Sappiamo che, e lo dimostrano tanti anni di storia della Regione Lombardia, sappiamo che la voglia dei cittadini di partecipare attivamente alla politica del proprio paese è elevata. Lo dimostrano i numerosissimi comitati, che oggi sono comitati contro qualcosa, ma che dimostrano una forte partecipazione, una voglia di entrare e discutere con le istituzioni quella che è la gestione del territorio, la gestione della cosa pubblica, della res pubblica. E quindi un po' anche lo stesso Movimento 5 Stelle nasce a seguito di due V-Day che poi non hanno avuto un seguito, in particolare uno che è lì fermo
e che a norma, quindi nel rispetto totale di quello che sono le leggi, è rimasto totalmente inascoltato. E quindi, come dire, un abuso di potere da parte delle istituzioni che non hanno mai ascoltato la voce dei cittadini. Ora, il nostro intento quindi allargare anche quanto succede nel Comune di Milano e Regione Lombardia, anche nelle singole espressioni, quindi nell'eliminazione del quorum, con tutto quello che già diceva Mattia Calese, che quindi non mi ripeto, quindi con l'estensione al diritto di voto a stranieri residenti e a persone maggiori con età superiore ai 16 anni, e quindi riprendere quanto emerge in questo Comune di Milano e traslarlo poi in Regione Lombardia. Ciò che conta appunto è restituire voce ai cittadini e restituire quella che è un canale diretto di comunicazione con le istituzioni, che oggi è gestito solo dai partiti politici. E mi fermo qui perché poi loro hanno già spiegato poi nel dettaglio le specifiche del referendum. Facciamo un'ipotesi. Le posso chiedere, riguarda me la domanda o i miei colleghi? Ok. Passa questo referendum 2.0, nel concreto voi proporreste un referendum 2.0 sulle infrastrutture che avete considerato inutili, quindi per avere i tempi, le montagne, eccetera, abbiamo le cose concrete? Sì, noi l'abbiamo detto più spesso in campagna elettorale, molto spesso in campagna elettorale, che queste opere infrastrutturali devono avere la... Usereste questo strumento? Sì, però come dicevamo anche in campagna elettorale, deve essere come dire, fatta una correlazione tra quelli che sono analisi costi e benefici nella singola richiesta di espressione popolare, perché ovviamente il referendum ha un suo costo e anche la singola opera infrastrutturale ha un suo costo, quindi ci deve essere anche, come dire, un riscontro economico. Faccio giusto un inciso per spiegarti, dato che a livello regionale si potranno fare dei lavori anche più complessi proprio e articolati, dato che sarà un disegno di legge in quel caso. In Svizzera esiste anche l'istituto del referendum obbligatorio per spese straordinarie superiori a 6 milioni. Vuol dire che se l'amministrazione approva un progetto, una spesa straordinaria, quindi qualcosa che non è ordinaria amministrazione o manutenzione, superiore ai 6 milioni di euro, poi ovviamente può essere parametrata in base alla situazione metropolitana, regionale o tutto, i cittadini devono votare per forza. Però, no, la domanda prendeva un'altra cosa, l'ha detto, no? Ci sono dei costi eventualmente se uno dice rinuncia all'autostrada, giusto? Voi siete bravissimi, ok. Io arrivo su un cattivone e dico no, l'autostrada libera, poi devo pagare 500 milioni di euro di danni, dicendo un'assurdità, faccio un referendum, passa. Quindi bisogna saltare la politica e bisogna farlo. Perdiamo mezzo miliardo. Non è una struttura, cioè nel senso sto prefigurando una possibile struttura, capisci? Sì, infatti quello che dicevamo era appunto fare questa analisi costi e benefici. Il referendum dovrà essere messo in pista nel momento in cui anche la valutazione proprio costo-beneficio farà sì che non sia più oneroso chiedere l'espressione popolare rispetto a qual è anche il valore proprio dell'infrastruttura che viene messa in pista. Quindi non è così automatico, però su questo il dettaglio dobbiamo ancora proprio lavorarci. Come sapete non è ancora stato nemmeno insediato nulla, quindi come dire non abbiamo ancora preso in mano numeri concreti per poter lavorare sulle singole voci. Una sola domanda che è prettamente politica. Molto spesso le decisioni, come dite, sono assunte dai partiti, però ci sono stato perlomeno forse in passato più che nell'attualità politici che hanno avuto una lunga visione che per natura sfugge al cittadino molto spesso, nel senso che una certa infrastruttura che va programmata 20 anni prima della sua realizzazione, che avrà un impatto di un certo tipo 20 anni dopo, lo dico per assurdo, per 10 anni crea cantieri, casino, cioè arrabbiature, incazzature di tutto, e quindi proporre un referendum in quel momento vuol dire comunque sicuramente probabilmente farla abortire e non avere questa lunga visione che invece probabilmente in Italia serve per uno sviluppo del paese. Quindi non so se mi sono spiegato. No, è chiarissimo. Guarda, il politico vero e non probabilmente qualche pare contrario ha e deve avere una visione che è più lunga, che non è capita. Verissimo. Verissimo. E il politico vero deve avere anche l'obbligo, proprio perché è un politico, di spingere alla partecipazione e alla formazione della coscienza democratica del cittadino
che quindi deve imparare ad avere anche il cittadino stesso, e non è vero che non ce l'ha, una visione a lungo termine. Forse il cittadino ce l'ha più del politico, perché non gioca, come dire, solo di interessi economici, ma anche culturali, di benessere della propria vita, e quindi deve spingere il vero politico ad avere una visione e alla formazione della coscienza democratica, che è un valore in sé, cioè non è un mezzo. Che quindi la differenza rispetto a quanto sempre successo fino ad oggi è che l'arricchimento della coscienza democratica noi lo vediamo come un valore, non un mezzo, e quindi in quanto tale deve essere portato a essere tale anche nei dettati costituzionali, all'interno degli statuti, perché un valore è un valore. Voglio dire, io ho molta fiducia negli italiani, e lo dimostrano anche gli esiti elettorali di quest'ultima tornata. Un piccolo esempio: è inaugurata la metropolitana è passata attraverso due referendum, dove l'opposizione aveva proposto due referendum. Proprio Maroni, la Lega, ha sempre dato contro all'opera, ha proposto due referendum, ovviamente non hanno raggiunto il quorum, ma erano molto per il no. Oggi, 26 anni dopo, il momento in cui è stata pensata, è stata realizzata, oggi, voglio dire, da poche settimane, da dei numeri impressionanti, una città piccola, la città più piccola in Italia, che è una metropolitana. Ecco, con questo concetto non si sarebbe mai fatta. Questo mi lascia perplesso. Va bene, appunto, siamo visioni, cioè, magari, è un esempio molto concreto. Sì. Due referendum sono stati promossi, e due referendum hanno raggiunto il quorum, ma sarebbero stati bocciati. Sì, ripeto, per noi appunto l'espressione democratica è già un valore in sé. Poi è vero, lei dice sono pronti gli italiani, bisogna lavorare anche per preparare gli italiani. Diciamo che è un po' quello che è forse un po' troppo utopistico, quello che diceva anche sul palco a Roma, e richiama proprio quello che diceva lei adesso. Ci hanno abituati a essere governati a suon di mazzate, e non a suon di informazione, di arricchimento culturale, di elevazione proprio della coscienza del singolo cittadino. E quindi forse anche il cittadino adesso ha sempre risposto a suon di mazzate alle istituzioni, perché era forse l'unico modo per cercare di tutelarsi. E il nostro obiettivo è quello proprio di tornare ad un equilibrio tra quello che è l'istituzione, il cittadino e la politica, e tornare veramente ad avere un clima sereno in cui il cittadino deve diventare la prima espressione di quella che è la propria volontà. Certo, sono passaggi che richiedono tempistiche, perché è una questione culturale, quindi non la si fa solo con una proposta di deliberazione. Questo è un passo verso, però, come dire, non è importante il singolo passo, ma è l'obiettivo che ci prefiggiamo. C'è lei. Ecco, ovviamente ho continuato a parlare dei partiti anche di una certa allergia che il cittadino sta avendo nei loro confronti. Grillo dovrebbe essere al Quirinale in questo momento, e c'è stato comunque ancora una volta un chiaro no a qualsiasi tipo di appoggio o ipotesi di fiducia a Bersani. Però una cosa vi chiedo, non potrebbe essere questa un'occasione di cambiamento, come dice lo stesso Bersani, su alcuni punti che mi interessano, la legge sul conflitto di interessi, l'incandidabilità di Berlusconi, cioè punti importanti che si possono fare ora come più? Sì, io non mi esprimo sulle questioni del nazionale, quindi, come dire, non rispondo a quello che sta succedendo oggi per le questioni del nazionale, perché sta accedendo nello stesso modo. Come dire, sono tematiche molto delicate, ne stanno gestendo adesso i nostri colleghi del nazionale, lasciate fare a loro il loro lavoro, che è davvero delicato. Noi oggi stiamo parlando di una proposta di deliberazione per un referendum ben preciso nel comune di Milano, che trasleremo poi con i dovuti tempi anche in Regione Lombardia. Di questo ci vogliamo occupare. Ma in generale, secondo voi, bisogna veramente tenere questo spazio a quello con la politica o in